Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi in questa serie di video che stiamo dedicando in risposta al mondo ufologico e non solo al mondo ufologico. Questa serie di video sono molto importanti perché non servono tanto, anzi al 99%, forse virgola 99, non servono a convincere nessuno di coloro che attaccano la Bibbia, ovviamente, con la menzogna e la speculazione. Quindi la domanda del milione potrebbe domandare quanto segue. Allora, perché li fate? Beh, molto semplice, per denunciare, ok? Questi video, oltre che dedicati alla Chiesa affinché la Chiesa possa conoscere quali sono le macchinazioni dell'avversario, così come ci viene detto, descritto nella Santissima Parola, la Bibbia, che la Chiesa non deve ignorare quali sono le macchinazioni di Satana dell'avversario, quindi la Chiesa deve conoscere in maniera tale che possa avere gli strumenti necessari per poter giudicare quello che è giusto, quello che è sbagliato. Allo stesso modo, come serve per la Chiesa, per l'edificazione della Chiesa, affinché la Chiesa, appunto, ci ripetiamo, possa comprendere quello che sta succedendo, a sua volta questi video, appunto, vanno a denunciare la menzogna e vanno a scoprire tutti questi mondi oscuri che si trovano dietro questi personaggi, che non vuole essere un video rivolto a un personaggio in particolare, quanto a tutti questi mondi, tutti questi movimenti, che ovviamente poi c'è il cavallino rampante di turno, il birillo di turno che ogni nazione o ogni regione proporrà. Noi qui in Italia ce ne abbiamo diversi e quindi, insomma, queste persone dobbiamo dire chi sono, perché fanno quello che fanno, e in questo video vorremmo presentare ulteriormente a quale corrente di pensiero appartengono. Loro dicono: voi volete circoscrivere tutte le persone in uno o un altro orticello secondo il loro pensiero, e vorrei vedere che non lo facessimo. È come se io venissi a te e ti dicessi che credo in Gesù Cristo, che credo nel Padre, che credo nel Figlio, che credo nello Spirito Santo, che credo nella Bibbia, che credo nella Santissima Parola di Dio, che credo nella vita eterna, credo nell'inferno, e poi tu giustamente mi risponderesti: allora sei un cristiano, immaginati tu se io mi dovessi arrabbiare del fatto che tu mi stai circoscrivendo, appunto, in un recinto, appunto, il cristianesimo. Ma mi sembra più che logico. È normale questo, ecco. Quindi è inutile che voi cercate di scappare, ok? In questo senso qua. Questo vale per la New Age, vale per lo gnosticismo, vale per la Scientology, vale per il mondo ufologico, vale per coloro che, pur dicendo di non essere degli ufologi, e rispettiamo quello che loro dicono, infatti noi non diciamo che voi siete degli ufologi, ma noi diciamo che voi state proponendo l'ufologia nella Bibbia, con delle traduzioni completamente falsate. E poi dite agli altri che sono coloro che falsano le traduzioni e che le teologizzano. Bene, allora, vogliamo essere piuttosto scorrevoli in questo video. Tanto essere troppo, soffermarci troppo su ogni singolo aspetto comporterebbe che questo video durasse 8 ore, e non ci interessa che questo video duri così tanto, non ci interessa essere proprio meticolosi nell'esporre tutto quello che dovremmo, appunto, affrontare, in quanto comunque di video ce ne sono tanti. Questo è il numero 20 della serie. In più, tutti gli altri che abbiamo dedicato, sempre in risposta a questi mondi, che non li abbiamo numerati. Quindi veramente sono assai. Gloria a Dio. Allora, quindi,
Molto 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 brevemente, vogliamo entrare subito a gamba tesa. Questo mondo è pieno di contraddizioni, ne abbiamo già presentate assai, quindi molto velocemente qualcuna di queste che abbiamo presentate le riprenderemo. Le loro contraddizioni, no? Dire che la verità assoluta non esiste è una follia. Che va contro il proprio raziocinio, perché dire che la verità assoluta non esiste è una verità assoluta. Dire che il 99% della Bibbia non è vera è una verità assoluta. Qual è il tuo metro di misura per misurare ciò che è giusto, ovvero ciò che fa parte di quel pacchetto di verità e ciò che non fa parte di quel pacchetto di verità. L'agnosticismo, l'abbiamo già detto, è un controsenso, nessuno sa nulla di Dio e Dio non c'è, ma e seppur c'è, nessuno sa nulla di Dio, ma queste sono verità, cioè dire Dio non c'è è una verità assoluta. Dire e se c'è, nessuno sa nulla di Dio è già una conoscenza, cioè che nessuno sa nulla di Dio, insomma. Oppure la verità non sta in un solo pacchetto, in una unica religione, ma la verità sta ovunque e ogni movimento ha un po' di verità, ma tu la devi andare a prendere. Qual è il metro di misura o la tua morale o il tuo fondamento che ti permette di stabilire cosa è vero e cosa non è vero di ogni movimento? Non ce l'hai, non lo puoi avere. E a sua volta, se la verità non ce l'ha nessuno e tu prendi un po' di verità ovunque, che secondo te è verità, a sua volta quello che verrà dopo di te e tu gli proporrai quella tua verità che hai preso a destra e a manca, lui dirà: no, la verità non ce l'ha nessuno tutta quanta, quindi neanche tu. E lui farà lo stesso, prenderà un po' della tua verità, quello che lui reputa sia vero di quel poco che tu abbia, che tu hai secondo il suo punto di vista, e così andrà poi altrove per formarsi il suo pacchetto e così via, e così non ci sarà mai nessuna verità. Oppure si dice nulla è vero tranne quello che tassativamente è vero, perché basta che venga una posizione contraria per far sì che quella cosa non sia vera. Infatti, perché una cosa sia vera, tutti quanti devono essere concordi. Questo è falso. Questo è falso, perché ci sono delle verità assolute che, siccome il mondo è pieno di pazzi, c'è sempre il pazzo di turno, anche laureato, anche professore, che dice il contrario. Un esempio su tutti, il terrapiattismo. A me sembra una verità ultra consolidata. Anche nel Medioevo le persone sapevano che la Terra era rotonda e quelli che pensavano che fosse piatta erano pochissimi, solo che non lo dicevano, se no il Vaticano, scusate, il romanesco, gli tagliava la capoccia. Allora tutti: sì, la Terra è piatta. Ma erano pochissimi, anche nel Volgo, le persone che pensavano che la Terra fosse piatta erano poche. Ora, ripeto, la Terra come globo, come sfera, così come viene descritta nella Bibbia, ecco perché Mosè diciamo, sta prendendo piede questo movimento, si è sempre saputo ed è una verità ben consolidata. Ora, se noi dovessimo accogliere questa pseudoposizione, che basta una persona che vada contro una qualsiasi verità, istantaneamente cesserebbe di essere una verità. Allora noi dovremmo dire che la Terra non è una sfera, non è un globo, non è rotonda. Il che è una follia. Le verità assolute esistono. E come no? 2 più 2 sulla Terra fa 4. Dico sulla Terra perché poi
chi studia determinate cose sa che poi la matematica nello spazio si stravolge. Ma questa è un'altra storia. Ok? Un uomo e una donna si uniscono in matrimonio e fanno un bambino. È una verità assoluta. Ora, il fatto che alcuni dicono che non è una verità assoluta, questo non toglie il fatto che tale resta. Anche se i governi fanno e continueranno a fare leggi che vanno contro le verità assolute, siano queste di Dio, oppure siano queste proposte anche dall'uomo, ma in virtù sempre dell'intelligenza che Dio dà a ognuno di noi, anche se faranno delle leggi che vanno contro determinate verità, quella rimane. E tu fonderai la tua vita sul totale inganno. Dire la verità assoluta non esiste è una verità, che la verità assoluta non esiste. Tutti questi movimenti, massoni, gnostici, New Age, Scientology, ufologia, vatte la pesca, sono movimenti fondati sul nulla, sul nulla. Voi siete persone che non avete nulla di razionale. Se lo volete accettare, allora, volete dimostrare che Dio non è Dio? Prima dite, Dio non è il Dio della Bibbia, poi per dimostrarlo presentate il suo carattere. Allora, parliamo del carattere di Dio o parliamo dell'esistenza di Dio? Il fatto è che le persone che vi ascoltano non ragionano perché loro cercano quella determinata pseudo-verità nella propria vita, perché vogliono fare quello che gli pare. Vogliono vivere come gli pare, non si vogliono interessare alle cose di Dio, perché non gli interessa la vita eterna, non gli importa niente dove andranno un domani a passare l'eternità. L'unica cosa che vogliono fare è godere oggi. Per godere oggi non è detto che si debba per forza, come si è sempre detto, rock, sesso e rock and roll. Non è solo quello, ci sono anche persone che non portano una vita del genere, però vogliono fare il loro beneplacito, il loro lavoro, arricchirsi, andare avanti come loro dicono, ma senza Dio. Oppure altri, va bene Dio, ma a propria immagine, a propria somiglianza, senza Bibbia, pur portando la Bibbia sotto il braccio. Questo non porterà da nessuna parte. Allora, se si parla dell'esistenza di Dio, è una cosa. Se si parla del carattere di Dio, è un'altra cosa. Tu non puoi dire il Dio della Bibbia non è Dio perché fa queste cose. E chi stabilisce il carattere di Dio? Chi stabilisce, dice Dio deve essere giusto, cos'è giustizia per te? Chi stabilisce cos'è giusto e cos'è sbagliato? Fuori la Bibbia, quello che è giusto per te può essere ingiusto per me. Chi stabilisce qual è la morale? Chi stabilisce qual è il bene e il male? Lo stabilisci tu e io dico il contrario. Lo stabilisce quel filosofo, io dico il contrario. Un essere umano, per quanto colto e preparato, tra virgolette, vale più di un altro essere umano? No. Invece Dio, essendo fuori lo schema dell'essere umano, perché lui è infinito, tu vuoi capire Dio, no? Ma tu considera che la luce gira a una velocità pazzesca, che in un secondo ha girato intorno alla Terra 7 volte, e in un secondo ha scritto tutta la Bibbia e ha pensato miliardi e miliardi, miliardi di cose, e tu vuoi capire Dio. Tu dici, il Dio della Bibbia non è Dio perché ha massacrato sto mondo e quest'altro. Quindi non è Dio. Ma io non dico che non ci sia Dio, tu sei un ipocrita. Perché dicendo questo, e già le abbiamo dette queste cose, quindi andiamo a chiudere, dicendo questo tu stai dicendo che c'è un altro Dio, anche perché il cielo e la terra da soli non si sono creati.
Ecco qui già che l'ateismo è una follia pazzesca. Dicendo questo, tu stai dicendo che quest'altro ipotetico Dio è esattamente identico al Dio della Bibbia, perché essendo Dio ha visto tutto quello che ha fatto il Yahweh nella Bibbia, che tu dici che non è Dio, e non ha fatto nulla, e quindi è come lui. Il tuo ipotetico Dio è uguale a Yahweh. Tu sei una persona irrazionale. Portate sempre ad esempio il cattolicesimo. Massimo rispetto per i cattolici, che Dio li benedica. Grazie a tutti i cattolici che ci seguite e ci scrivete, che Dio vi benedica. Ma il mondo è diviso in due, 1,2 miliardi dei cattolici e 1,2 miliardi di non cattolici. Di questi 1,2 miliardi di non cattolici, 200 milioni sono protestanti, anglicani, anglicani, luterani, calvinisti, poi c'è i Mennoniti e tutti questi qua, ma quelli, diciamo, sono stati un buon movimento, ma a parte questo, buono o non buono, i protestanti sono 200 milioni, poi ci sono gli evangelici che siamo 1 miliardo. E non c'entriamo niente col mondo protestante, che ne vogliano dire. Esistevamo già 500 anni prima, che poi voi non lo volete dire, non ne volete prendere atto, ma continuate nella vostra ignoranza. Quindi andate sempre a prendere i cattolici e disinformate le persone, non facendogli vedere che ci sono altri movimenti nel mondo, che sono più numerosi dei cattolici, perché il cattolicesimo di 1,2 miliardi, sì e no, 700 milioni, sono cattolici, ma gli altri gli hanno buttato un po' d'acqua e gli hanno detto sei cattolico e quello durante tutta la vita non andrà mai più in chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dite che nessuno sa i significati dei termini, tipo Elohim, però voi dite quello che non significa, ma se nessuno sa quello che significa Elohim, che è falso, perché voi dite quello che non significa? Siete ipocriti, e la gente che vi segue porterà una grande pena, perché di Dio non ci si può bleffare. Dice metti paura, metto paura, io dico la verità, se poi ti fa paura vuol dire che non sei in regola con Dio, è tuo il problema, io non ho paura dell'inferno. Perché il mio Dio, Gesù Cristo, ha vinto la morte e mi ha dato la vita eterna. Se tu hai paura, vuol dire che sei figlio di Satana. Ah, non ci credi a Satana? Non ci credi a Satana? Eh? Non ti preoccupare. È quello che vuole. A me mi fanno ridere, tra l'altro, quelli che pensano che quando ammassano qualcuno nel nome della loro religione vanno su in cielo, dice sta religione, e troveranno 70 vergini. Invece, quando loro moriranno per ammassare altra gente, invece che 70 vergini, si troveranno 70 demoni in bikini che li porteranno all'inferno. E così sarà con voi. Voi non credete ai demoni? Non credete a Satana? Lo vedrete faccia a faccia. Se hai paura, vuol dire che non sei figlio di Dio. È tutta una contraddizione. Andiamo a correre, perché vogliamo parlare in questo video del credo di questa gente. Cari amici in ascolto, noi in questo video, per la grazia di Dio, vi insegneremo a riconoscere quando qualcuno dice io non sono gnostico. Vi insegneremo a sapere se sta dicendo la verità o se sta mentendo. E non solo. Vi faremo vedere tra un pochino cosa c'è dietro la massoneria, chi è la massoneria, cos'è il satanismo, la stregoneria e la massoneria. Vi faremo vedere dei mass media, eccetera, eccetera, eccetera. Dei giornali, cioè.
Prima dite che nessuno sa quello che c'è scritto lì, come si fa a capire quello che c'è scritto nella Bibbia, che qualcuno mi spiegasse quello che c'è scritto nella Bibbia. Poi in un'altra conferenza dite a me nessuno mi deve dire quello che c'è scritto lì nella Bibbia perché io capisco. Poi dite l'ebraico biblico è una lingua altamente polisemica, il che significa che una parola ha più significati e secondo il contesto si andrà ad attribuire quel significato piuttosto che quell'altro. Per esempio, il classico esempio, se io vado a comprare delle tende da sole, per il sole, no? Mi servono 4 tende da sole, così me ne vado al mare, ok? Tu immaginati che qualcuno pensasse che io vado a cercare 4 tende che stanno da sole, che sono isolate. Scusate, quando inizio a parlare, sempre questa voce, è una cosa incredibile. Che croce. Allora, ricominciamo. Una tenda da sole o due tende da sole non sono due tende che stanno da sole perché non gli piace la compagnia. Sono due tende che servono per coprirti dal sole. Ecco qui la polisemia. Quindi l'ebraico è una lingua altamente polisemica, come lo è l'italiano. Che tu ne pensi, l'italiano è altamente polisemica, ma l'ebraico biblico lo è molto di più. Molto di più. Bene, quindi ogni termine ha più significati e secondo il contesto avrà un significato diverso l'uno dall'altro. Okay. E questo voi lo dite nelle vostre conferenze. Poi un giorno vi svegliate, una mattina vi svegliate, vi fanno una intervista e voi dite perché nessuno sa quello che significa Elohim. A me devono dire quello che significa Elohim, in che a cosa si riferisce, se è plurale, se è singolare, eccetera, eccetera, e poi quello che mi si dirà andrà a quel significato ad essere utilizzato per tutte le volte che compare nel testo biblico. Ma è falso. È falso. Se io dico mio padre, ok, mi ha generato, ok, mi riferisco a mio padre naturale. Ma se io dico lui è padre della fede, non è padre che mi ha generato fisicamente, ma è un qualcosa che trascende dal mondo naturale fisico. E quindi ogni volta che si andrà a utilizzare il termine Elohim, si andrà a parlare o di Dio, o di dei pagani, o di giudici, e così via. E tutti i vocabolari, il 99% dei vocabolari di ebraico antico dicono queste verità. Però loro le omettono, queste verità, e vanno a prendere uno, due o due vocabolari, mettendo da parte tutti gli altri che sono centinaia. Quindi il termine Elohim si deve utilizzare sempre, sempre, in tutti i casi, con lo stesso significato. E allora vi siete rimangiati le parole, appunto, che l'ebraico biblico è una lingua polisemica. E le persone piangono, sì, è vero, è vero. E piangono, sì, fanno parte dei vostri mondi. Guarda caso, ma la maggior parte, una gran quantità di conferenze che voi fate, le fate in centri di kundalini, di yoga, di esoterismo, centri di ufologia, centri esoterici, molti di questi. Dice, a me mi chiamano, e tu ce vai, perché a me se mi chiamassero a fare una predica o una conferenza in una loggia massonica, col quasi che ci vado,
Ma che schifo, ma mi sentirei anche umiliato solo dall'invito. E la lettera la brucerei. Dice, ah, che fai? Sì, la brucerei. Non come questi pazzi psicopatici che fanno video dove bruciano Bibbie, o quello lì che gli è cascato non so che cosa in testa, stava a fare un concerto che fa i concerti e brucia Bibbie. Tanto ha da morire pure quello. E poi dopo brucerà lui. No, questi sono psicopatici. Se vuoi bruciare una cosa, bruciala per conto tuo. E non che ti metti a fare video. Psicopatico, fatti curare. Bene. Non siete intelligenti. Dite tutti quanti, come il vostro padre, il vostro maestro, noi non siamo meno intelligenti di nessuno. So se ci avete fatto caso quando il Berillo di turno fa le conferenze e dice io non sono meno intelligente di loro. Perché questa puntualizzazione? Hai complessi di inferiorità? Lo dici spesso. Poi tutti gli ufologini, gli gnosticini, fanno i video e dicono la stessa cosa. Ma avete complessi di inferiorità? Ma infatti lo vedo quanto siete intelligenti. Abbiamo postato alcuni video, no? Di personaggi famosi e subito si sono attivati a dire che noi abbiamo infranto la legge, ignorante che non sei altro. Studia. Ma tu che sei tanto intelligente, ma non ti è venuto in mente che forse la giurisprudenza italiana e internazionale legifera appunto il fatto che un personaggio famoso non è come un personaggio comune come lo posso essere io, te o qualcun altro, che c'è una legge che forse è la 633 del 1941 che permette che i personaggi famosi, specie quando fanno conferenze o azioni pubbliche, possano essere condivisi senza il suo permesso? A questo non ci avete pensato. In compenso voi andate a prendere i video degli altri infrangendo la legge, che non si può fare perché non sono personaggi famosi, e poi per giustificarvi dite ma siccome lo fanno gli altri allora lo facciamo pure noi. Ma infatti siete molto intelligenti, ammazza se siete intelligenti, e ve la prendete con l'asinello che abbiamo messo. Quella si chiama ironia, si può fare. A Striscia la Notizia fanno pure de peggio, ma non è infrangere la legge. E poi andate dicendo noi non siamo meno intelligenti degli altri. E adesso ho capito perché avete i complessi di inferiorità, perché tutto sommato lo siete. Lo dimostrano i fatti. Una persona intelligente si sarebbe domandato ma ci sarà una differenza tra un personaggio famoso e un comune mortale come me? Tu non potresti prendere un video mio senza il mio permesso. Ovviamente i miei video sono liberi, tutti li potete prendere, già li avete presi, sono contento, anche quelli della controparte, e ci potete fare quello che volete. Mi potete fare tutto il sarcasmo che volete, mi potete far dire pure quello che non ho detto, non mi interessa, perché io so una cosa, che quando voi fate queste cose a me, la mia persona ci rimette, ma l'Evangelo di Gesù Cristo non so come ci guadagna sempre. Quando c'è la persecuzione. E voi siete intelligenti, ma voi siete delle zappe. Allora, basta, vorrei andare a chiudere. Allora, però, vorrei... Vorrei fare una cosa. Vorrei mettere lo schermo. Allora. Vorrei mettere lo schermo. Regista schermo. Eccolo qua. Ecco. Ok. Siamo in registrazione schermo. Allora,
tastiera. Fammi organizzare. Allora, strong. Però prima di quello vorrei fare un altro. Dove sta? Ah, sì. 430. Vediamo se me lo dà così. Ecco qua. Ok. Allora, voi avete detto... Ok. Vado in Torah.it e vorrei fare un paio di confutazioni molto veloce, molto veloci, sulle, scusate il termine, ma è questo, sulle scemenze che dicono questi ufologi. Non siamo ufologi, va bene, quelli che promuovono l'ufologia nella Bibbia. Ecco qua, chi è? Allora, qui siamo in Torah.it, questi sono i rabbini e tutti i rabbini studiosi del mondo, anche non credenti, eccetera, 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 dicono queste cose. Allora, come la metto? Vediamo. Vabbè. Allora, nelle loro interviste, questi ufologini, questi birilli di turno, tra le tante idiozie che dicono, perché loro dicono, ecco, mi devo armare un po' il quadro in testa, loro dicono, noi siamo liberi di pensiero e di parola. Sì, ma la libertà di pensiero e di parola non ti autorizza a mentire, a ingannare la gente, numero uno, punto. Poi dite, io non porto verità, ma porto delle idee particolari, delle idee alternative, dei punti di vista. No, perché è menzogna. Siccome quello che tu dici è menzogna, non sono idee particolari, punti di vista divergenti, ma tu menti. Poi dite, noi leggiamo il testo e lo prendiamo in maniera letterale. È esattamente l'opposto. Voi leggete il testo e lo private della sua letteralità. E prendete sempre sti ce l'avete sempre con sti cattolici. No, no, noi non vogliamo difendere i cattolici. È che voi prendete una parte del cristianesimo e poi neanche tutta, ma comunque, e voi dite, avete detto, vi potremmo far vedere queste interviste, ma adesso non ci interessa perché sto video vorrei farlo corto, nel senso se riesco a farlo in 2 ore perfetto, ma non so. Allora, voi dite, i cattolici ci hanno detto che loro insegnano che in alcune situazioni traducono Elohim con creatore. Ora non c'è nessun teologo al mondo che abbia, o personaggio al mondo che abbia mai tradotto Elohim con creatore. Perché Elohim non è creatore. Elohim non è creatore? E tu dici di leggere il testo, o Elohim non significa creatore, e tu dici di leggere il testo e prenderlo così come scritto e di non denaturalizzarlo del suo significato obiettivo in virtù di ciò che si legge senza interpretare? Questo è il testo originale del primo capitolo, del primo verso della Genesi, tradotto dai rabbini italiani. Nel testo originale c'è scritto Bereshit, poi c'è scritto Bara e poi c'è scritto Elohim o Elohim. Io dico Elohim, si può fare, in Israele si usa tantissimo dire Elohim, poi se vuoi dire Elohim è più
è più bello, più insomma, no, più bello, è più precisino, ma Elohim va benissimo. Bereshit bara Elohim, nel principio creò Elohim. Elohim creò, creò Elohim. Elohim è creatore, e poi tu dici, chi dice che Elohim significa creatore è un blasfemo? Ma sei tu il blasfemo, che ti metti a dire sciocchezze senza neanche una laurea. E con questo non sto dicendo che bisogna essere laureati, perché ci sono non laureati che rompono i timpani ai laureati. Non è il pezzo di carta, così come ci sono laureati che dicono sciocchezze ed è pieno. Ma almeno, prima di dire queste sciocchezze senza neanche una laurea e andare contro tutti i vocabolari del mondo, avvalendoti di 3 vocabolari, e quando ce n'hai 100 contro, se non di più, ivi compresi tutti i migliori vocabolari del mondo che non sono quelli scritti in inglese ma quelli scritti direttamente in ebraico, che tu non so manco se sai legge, eccetera eccetera eccetera. I rabbini traducono: in principio creò Elohim, questo Dio qui è Elohim. E tu dici che Elohim non significa creatore? O Elohim non ha nulla a che vedere con la creazione? Uno che crea, che cos'è? Uno che fa mobili in legno, che cos'è? È un falegname? Uno che crea, è un creatore? Elohim ha creato. Bereshit bara Elohim, creò. O lascia stare dal nulla o non dal nulla. Intanto creò, è un creatore. E tu dici di leggere dal testo, tu sei un ignorante. Elohim non significa Dio. Elohim, God, ecco qua. Significa anche Dio. Significa anche dei pagani. Significa anche giudici. Significa anche esseri celestiali. Significa anche esseri celestiali caduti. Eccetera, eccetera, eccetera. Strong 3-0 6-8 è questo. Voi dite, Yahweh viene tradotto con Signore. Non significa Signore. Yahweh, 3068, Yahweh, Lord, Signore. Tutti i vocabolari dicono questo. Si dice, nessuno sa quello che significa. Questo non vuol dire nulla, intanto c'è una radice. C'è una radice, in ebraico c'è una radice, ci sono le radici. Ci sono circa 500 radici. C'è una radice. Una radice verbale, il verbo nell'ebraico antico non ha tempo, presenta un'azione compiuta, ovvero non compiuta, o qualcosa di costante, ovvero non costante, di continuo o non continuo, come il participio. E una profezia può essere fatta al presente, al passato, al futuro, resta tale. In Apocalisse tutte le profezie sono al passato e sono profezie. Ignorante, ignoranti, studiate, anzi, ma voi le cose le vuoi, vabbè, quei pochi che le sapete, voi presentate menzogna. Yahweh viene da una radice verbale che praticamente indica sia posizione, essere, ovvero stare, che essere, è doppia valenza, come dire io sono quello che sono e sto ovunque, che poi il vero significato nello specifico, questo è un altro discorso, non annulla l'esistenza di Dio. Dice, nessuno sa i significati singoli delle parole, se andiamo a vedere, falso. Falso, falso,
è falso. Allora dovremmo prendere i nostri lessici e buttarli. Vedi, io vi faccio vedere questo vocabolario, ok? Che è diverso da quello che vi fa vedere il birillo de turno, che vi fa vedere un vocabolario rilegato, fateci caso, c'è una rilegatura, il che non vuol dire niente. Cioè, perché lo dici? Lo dico perché lui dice che gli è stato contestato qualcosa che io non so, Selem, che non appare nel vocabolario da lui citato, invece lui ha fatto vedere che appare. Ma io adesso non lo so se è vero o falso, ma è sembrato strano che ha fatto vedere un vocabolario con una rilegatura, il che puoi metterci le pagine come vuoi, però. E questa qui la butto lì così. Allora. E sempre con queste stupidaggini, ma questo dice il termine Dio inteso come lo vogliamo intendere noi non appare nella Bibbia. L'abbiamo già detto, il termine Dio non può apparire nell'Antico Testamento come lo intendiamo oggi, perché quando gli ebrei sono entrati in Canaan c'era il termine Dio come lo intendiamo oggi, ed era El, ma loro l'hanno preso e l'hanno trasformato, perché Dio è una persona, è un Dio personale, è una persona, scusate il gioco di parole, personale, e quindi Dio ha degli attributi, e quindi sono stati inseriti a Dio non tanto il termine Dio quanto prerogative che deve avere Dio, perché le ha, ok? Quindi sono attributi, e in questo troviamo i cosiddetti nomi di Dio. I nomi di Dio, in verità, noi abbiamo fatto un video, Dio non ha nomi, anche se diciamo i nomi di Dio, ma sono attributi. E quindi è molto coerente questa cosa, che non appare il nome, il termine Dio nell'Antico Testamento, certo, inteso, ma appaiono i cosiddetti nomi, che sono attributi, come El Shaddai, che voi dite non significa Dio onnipotente. El Shaddai, abbiamo fatto il video, significa Dio onnipotente. E la conferma di questo, se tu vai in Apocalisse, lo ritrovi nuovamente nel greco antico. El Shaddai, Dio onnipotente, appare una infinità di volte nel libro dell'Apocalisse, dimostrando che Nuovo e Antico Testamento sono la stessa cosa. Ignoranti. Vabbè, vorrei chiudere. Presentate la preposizione, le preposizioni inseparabili sono la lamet, la ka e la bet. Bet sta per in, nel. Se tu vai qua, bereshit, be, eccola qui, è la preposizione inseparabile, che significa nel, significa in, non significa come, perché appunto dice che c'è la ka, no, c'è la be, betzelem, che si sta per immagine, e quindi significherebbe come forma, no, è in forma, nella forma, in immagine, scusate, in immagine, non come immagine, beh, è in immagine, che vedevo prendere? La grammatica Eichmann? Ce l'ho! Ve la potrei far vedere, ma tanto a che serve? Parla con voi è come parla con Somaro. Non serve a niente. È un suicidio intellettuale. Dice, allora perché lo fai? Per denunciarvi, non per insegnarvi. Per denunciarvi. Questo video è per smascherarvi, per denunciarvi. E nel giorno del giudizio, tutti quelli gnostici, massoni, ufologi, new age, vatte la pesca, che avete visto questo video, vi sarà messo davanti questo e tutte le persone come me che vi hanno denunciato. E il Signore vi dirà, io, attraverso questo grande peccatore, Alessio Evangelisti, salvato per grazia, vi ho portato la verità e voi l'avete calpestata, l'avete bestemmiata. Mo che volete? Andate via da me, operatori di iniquità.
con Satana vostro padre nel lago di fuoco. Qualcuno sta dicendo forse, ecco, di nuovo metti paura. Se c'hai paura vuol dire che sei in perdizione. Perché a noi non ci fa paura l'inferno e il lago di fuoco? Perché noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Alleluia. Tenetevi la massoneria e i loro riti. Adesso vi faremo vedere chi sono questi massoni. Ci arriviamo. Altro che è gente buona, altro che attacchi personali. Siete voi che fate gli attacchi personali. Noi rispondiamo agli attacchi personali e vi denunciamo. Allora, mamma mia, quante sciocchezze. Fate tutti questi discorsi per lavare le menti, no? Se tu nascevi, sempre il solito discorso del piffero, se tu nascevi in India eri induista, se tu nascevi in Medio Oriente eri islamico, sì, e se tu nascevi sulla luna eri in batte la pesca. Allora, a parte il discorso storico che smente proprio, fa cascare proprio a pezzi questa pseudoteoria, non è manco una teoria. Ma io dico, ma un po' di razionalità. Il cristianesimo, quando è nato così, dal niente, dove non c'era cristianesimo. Si è formato in un ambiente ostile dove ti ammazzavano a te, a tua moglie, ai tuoi figli, e come? Venivi torturato, venivi buttato ai leoni. Ma che stai a dire? Oggigiorno, dove c'è l'Islam? Il cristianesimo sta sempre cercando di fuoriuscire, ma non lo fanno uscire perché li ammazzano. È tutto l'opposto di quello che tu dici. Mentre invece l'Islam, per creare proselitismo, li ammazza i propri adetti se non diventano islamici. Mentre invece, e allora grazie, prolifera, grazie, ti dai una capoccia se non diventi islamico. Il cristianesimo invece, nonostante li ammazzano per cessare di essere cristiani, non riescono da 2000 anni ad abbatterlo. E quindi quando tu dici queste sciocchezze, se tu non nascevi qui in Occidente, ma nascevi in Medio Oriente, eri islamico, è falso. È falso. Allora perché se tu vai in Arabia e te vedono con una Bibbia in mano, te tagliano la capoccia? Perché se vai in Cina, nelle Olimpiadi, se un atleta portava più di una Bibbia, quella personale, veniva buttato fuori dalla nazione? Perché nonostante la grandissima persecuzione in Corea del Nord, ancora oggi è pieno di cristiani? Perché? Ma che stai dicendo? E voi? Siete persone intelligenti? Non lo siete, ecco perché sapete di non esserlo, e quindi però mi è capitato spesso di sentirvi dire: noi non siamo meno intelligenti dell'altri. Adesso ho capito perché lo dite sempre, perché avete il complesso di inferiorità, perché siete inferiori. Siete inferiori perché non riuscite manco a fare 2 più 2. Elohim non vuol dire creatore. Bereshit bara Elohim. Ignorante. Ignorante. Poro birillo. Poro cocco. Ma questi sono attacchi personali. Sì, va là di a tua suocera che ti dà un sacco di lignate. Ok. Finiamo. No. No, finiamo. Ultime due cose. Dopo me lo scrivo perché sennò poi mi scordo. Sì. Ok. No, me lo scrivo perché sennò poi io mi scordo quello che devo dire e quello che non devo dire. Allora, man mano che parlo mi vengono le idee. Me li annoto perché io mi scordo pure quando sono nato. È una cosa incredibile. Soffro di amnesia. Cioè, l'amnesia è che tu quello che studi, ok, ti rimane e non te lo scordi più per la grazia di Dio. Ma le cose pratiche, le vicissitudini quotidiane o diciamo ordinarie, quelle.
quelle ce le dimentichiamo. Allora, siete arrabbiati con Yahweh? Oh mamma mia, quanto mi dispiace. Siete arrabbiati perché Yahweh è cattivo. Sì, è cattivo. Che ha fatto Yahweh che è cattivo? Dillo a zio tuo. Dimmi, che ha fatto Yahweh? Sì, perché Yahweh faceva la bua a tutti. Oh, ma guarda un po', faceva la bua a tutti. Sì, faceva la bua. Oh, e che faceva? Massacrava tutti. Ah, ma so, però, massacrava tutti. E poi ha ucciso tutti quanti i bambini. Ha ucciso tutti quanti i bambini. Tema ostico questo. Poi dite, queste cose non le dite nelle chiese. Ma che ne sai? Ma se tu non sai manco che esistono gli evangelici, sai quello che si dice nelle chiese degli evangelici? Ma stai zitto, ignorante, che da noi tutti leggono la Bibbia. Stai zitto. E poi se uno, anche per i cattolici, tutti i cattolici hanno la Bibbia, se un cattolico non legge la Bibbia, la colpa non è del prete, è del cattolico. È del fedele, ignorante. Ma tutto ve dobbiamo spiegare. Oh, mamma mia. Oh, ragazzi, prendete appuntamento con i nostri bambini della scuola domenicale, eh? Cioè, queste sono cose ma manco della prima elementare. Qui stiamo all'asilo, eh? Vabbè, allora. Capire il massacro dei bambini significa comprendere determinate cose. Questi rarissimi casi, per quanto riguarda questi rarissimi casi, che li conti su una mano. Dice, basta uno, dai calmo, fammi finire, che li conti su una mano e non la riempi, parliamo di puppanti, il resto, quell'altri bambini che tu li chiami bambini, erano giovanotti, come quelli che ci stanno oggi in Palestina, ma non lo dite, che ti farebbe vedere i video dove i genitori li armano con fucili a 8, 9, 7 anni anche prima e gli fanno ammassare i cristiani veri. Attenzione, ti vorrebbe vedere a te se arrivano 5-6 bambini con 10-11 anni con i fucili e te cominciano a ammassare tua moglie incinta, te cominciano a sparare sulla tua famiglia. Ti vorrebbe vedere a te che faresti. Ma queste cose non le dite. No, queste cose non si dicono. Ecco chi erano sti bambini. Dice i poppanti. Ok. Ma capire il discorso dei poppanti è che ci vuole un tempo infinito. Dio ha la vita eterna. Il peccato ha portato la morte, anche se voi dite che non c'è questo, che Adamo era mortale, che Adamo moriva come tutti quanti, tutte bugie, chiaro, perché dovete togliere il peccato, l'immortalità dell'uomo, il paradiso. Ovviamente se voi togliete l'inferno, togliete tutte queste cose, ovviamente poi dopo gli fate dire quello che volete alla parola di Dio. Se un uomo vive, una persona vive, un giorno o 100 anni, alla fine deve morire. Dice, che c'entra? Aspetta. Quando questa persona muore, c'è un'altra vita, non finisce qua. E quell'altra vita è più reale di questa. Senti di più, vedi di più, ascolti di più, c'hai tutta l'ennesima potenza. E se tu vai in quella vita che è più reale di questa e te ne vai a bruciare all'inferno, a che ti è servito campare 100 anni? Ma questo voi l'avete tolto dal contesto. Dio non può uccidere un neonato, perché quel neonato è figlio suo. E quando lo toglie dal corpo, il corpo è un fodero, se lo porta con sé. O che ci va un giorno, o che ci va 100 anni, se lo porta con sé, certo che il genitore soffre, ovviamente. Ma capire perché Dio permette la sofferenza, intanto bisogna risalire al peccato originale, che noi abbiamo fatto una scelta,
che voi state togliendo dal contesto biblico. Ovviamente queste cose poi andate nei testi originali e gli fate di quello che volete, tipo la storia di Elohim non vuol dire creatore, sì, bara Elohim, creò Elohim, già, non vuol dire creatore, no, eccetera, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo fatto qui molto rilevante e importante, che in parte abbiamo già trattato e che non vogliamo soffermarci troppo per motivi di tempo, allora voi siete tutti quanti schierati contro Yahweh per via dei bambini di un qualcosa che è successo 3500 anni fa. 3500 anni fa. E basta. Basta. Ok. E quindi, perché voi dite a me non mi devi toccare i bambini, a te non ti devo toccare i bambini, vuoi vedere che ti dimostro che sei un ipocrita? Vuoi vedere che ti dimostro che sei un bugiardo? Vuoi vedere che ti dimostro che il tuo fondamento è la menzogna, che tu non ami i bambini, ma ami solo te stesso? Un esempio ve l'abbiamo già portato. State sempre presentando il vegetarianesimo o il veganismo, che è l'ultra vegetarianesimo. O vegetarianismo. Normalmente, però, vabbè. Dicono tutti vegetarianesimo, diciamo anche noi vegetarianesimo. Ok, le persone, i vegetariani, i vegani, gli ultra vegetariani, eccetera, 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 fate missioni, vi imbarcate, andate davanti ai pollai a tagliarvi le vene, lasciate i polli in pace, andate davanti ai mattatoi, lasciate i maiali in pace a manifestare per sti maiali, che per carità dobbiamo difendere il fatto che gli animali, se vengono uccisi per motivi commestibili, non devono essere maltrattati, e questo è un comandamento anche biblico, questo è sacrosanto. Ma voi che amate tanto i bambini, io non v'ho mai visto andare a manifestare davanti un orfanotrofio qui in Italia, perché siamo pieni di bambini in orfanotrofio che non vengono adottati e non li fanno adottare per motivi di soldi. E guarda caso la massoneria ha potere legislativo, ma di questo ne parleremo tra un po'. Non vi ho mai visto fare questo. Però quello che è successo con Yahweh 3500 anni fa, spendete pure i soldi per fare le conferenze. Dice, a me, dice, non mi pagano. Intanto prendi la benzina, fai libri, scrivi, vai a destra, vai a sinistra, investi un capitale per queste cose, e voi anche. Ci investite pure i soldi. Wow. E i nostri bambini in Italia non possono essere adottati, crescono senza genitori, perché voi amate più gli animali che gli esseri umani e i bambini. E poi andate a dare addosso a Yahweh? Con quale metro di misura, con quale morale tu dici che Yahweh era un assassino? Tu sei come lui, sei un ipocrita. Ma vi abbiamo portato tanti altri esempi, ma mica è finita qua. Ah, voi amate i bambini? Sì? E allora perché fate queste alleanze contro coloro che invece non amano i bambini e che vi scrivono e che voi gli dedicate anche dei video a favore loro? Dice, a chi ti riferisci? Mi riferisco? Ti faccio un esempio. Se tu prendi un bambino di oggi, non di 3500 anni fa, di oggi in Italia, tu li ami i bambini? Li ami? Vediamo. Ti dimostro che tu sei un ipocrita. Tu ami i bambini, eh? Ascoltami, capra. Apri la mente, anche se non ce l'hai. Capra. Allora, un bambino nasce, il fagottino. E la mamma
il papà si uniscono e fanno il fagottino. Allora, la massoneria, che ha un potere pazzesco, potere legislativo, tant'è che esiste la confraternita parlamentare, qui in Italia e non solo, in Francia e non solo, eccetera, 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 si è creato in questi ultimi 100-150 anni, in particolare in questi ultimi 100-150 anni, il cosiddetto materialismo, ultraperbenismo, che si vive con più di quello che si necessita, ultraconsumismo, è stata uccisa la donna con la scusa dello pseudofemminismo, la donna praticamente gli è stato fatto credere quello che non è, e non stiamo dicendo che la donna sia inferiore, no, uomo e donna sono uguali nel cristianesimo e nella Bibbia. No, siete voi che nella gnosi che diminuite la donna e la usate come un altare, poi parleremo di questo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo ha portato a far sì che le coppie oggigiorno, credo, non ho controllato, ma mi sembra che molto più del 50% le famiglie stanno affrontando un divorzio. Il bambino che nasce in una famiglia normale, ovvero un padre e una madre uniti, quando si trova a dover affrontare una famiglia che vive che concretizza un divorzio, questo bambino verrà privato di un pilastro importante, che a sua volta coinvolgerà anche l'altro pilastro, e quindi questi due pilastri verranno meno per appunto far naufragare tutto quello che dovrebbe essere la corretta crescita del bambino. Ora, per capire che un bambino che nasce e cresce in una famiglia spezzata, e quindi privato di uno dei due genitori, che poi a sua volta si concretizza anche sull'altro, quindi alla fine, vuoi o non vuoi, anche in maniera indiretta viene privato paradossalmente da tutte e due, è un bambino che crescerà con una forte instabilità che si concretizzerà sul lato anche razionale, emotivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, per capire queste cose non è che bisogna essere scienziati, non è che bisogna essere pedagoghi, non bisogna essere psicologi, non bisogna essere psichiatri, non bisogna essere medici, non bisogna essere luminari. Qualsiasi persona, voi che state ascoltando, ok, dovreste, se siete persone normali, ok, convenire con quello che stiamo dicendo. Ok. Quindi un bambino ha bisogno di una certa stabilità, e quindi non è che c'è bisogno del personale specializzato, quale appunto psicologia, psichiatria, medici, pedagoghi, eccetera, eccetera, eccetera. Però a quanto pare per certe cose invece c'è bisogno di loro. Comunque in questo caso qualsiasi medico serio ti dice le stesse cose che vi stiamo dicendo noi. Ok, benissimo. Allora, voi che amate così tanto i bambini, siete d'accordo con questa cosa? Ne convenite con noi? È giusto che un bambino che cresce in una famiglia spezzata, una famiglia con un divorzio, non cresce bene? È giusto questo, o siamo noi svitati che stiamo dicendo cose che non sono, no? Che dici? È giusto o non è giusto? Rispondi. Ipocrita, rispondi. Dice, ma certo che è giusto. Che vuoi dire con questo? Che noi siamo a favore? No. No? È che non è lì che voglio annamparà. Io voglio annamparà da un'altra parte, gnostico. Gnostico. Noi che cosa siamo? Noi cristiani. Siamo etero? Etero,
eterosessuali. Cosa significa eterosessuale? Significa che una persona, sessualmente parlando, è attratta dal sesso opposto. Cioè, se io sono un maschietto, sono attratto dalla femminuccia. E se tu sei una femminuccia, sei attratta dal maschietto. Questo si chiama eterosessuale. Domanda. Gli omosessuali hanno diritto a manifestare la loro omosessualità per le strade? Secondo la nostra giurisprudenza, sì. E noi questo diritto non glielo togliamo. Va bene. Hanno diritto a fare le sfilate? Quelli che lo fanno? Vi potremmo far vedere le foto, ma insomma, se volete potete andarle a cercare. Tutti mezzi nudi. Nudi. O con i crocifissi, quelli che lo fanno, non lo fanno tutti, che si mettono i crocifissi nelle loro parti intime, o fanno vedere il Cristo appeso, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno diritto a fare questo? Oh, secondo loro sì, hanno diritto a fare questo. Allora, un omosessuale ha diritto a fare la marcia per la loro omosessualità. Faccio una domanda. Io, Alessio Evangelisti, da eterosessuale, ho lo stesso diritto di fare anche io una marcia a favore dell'eterosessualità? Domanda. È una domanda. Io voglio farvi questa domanda. Ce l'ho questo diritto, sì o no? A voi la risposta. Primo punto. Secondo punto. L'omosessuale ha il diritto di dire io sono a favore dell'omosessualità. E molti di loro dicono non sono d'accordo, non lo dicono in faccia, ma lo dicono subdolamente, non tutti, alcuni, non sono d'accordo con l'eterosessualità programmata, arbitraria, eccetera, eccetera, eccetera. Domanda, io, da eterosessuale, ho il diritto di dire non sono d'accordo con l'omosessualità? Domanda, ce l'ho sto diritto? A quanto pare no, perché come una persona si alza e dice un qualunque cosa nei confronti degli omosessuali, subito viene additato come omofobo. L'omofobia ovviamente esiste, non è che stiamo dicendo questo. Quello che noi stiamo dicendo è che intanto noi non siamo omofobi. Intanto noi amiamo tutti. Amiamo tutti, anche i satanisti amiamo. Qualcuno dice noi non dobbiamo amare. No, la Bibbia dice ama i tuoi nemici. Impara la Bibbia, credente ignorante. Amare non significa comunione. Se uno ha fame gli dai da mangiare. Se uno sta male lo curi. Se uno sta per terra ferito, sia chi sia, pure un massone, pure un satanista, lo prendi e lo porti all'ospedale. Quello è amore. Poi la comunione no, noi non abbiamo comunione. Ma l'amore è un'altra cosa. Ha voglia che dicono sti massoni che fanno le conferenze che non sono obbligati ad amare. Ipocriti, non sapete neanche quello che vuol dire amare. Pensate tutti sia un sentimento, ma infatti voi dite noi non siamo meno intelligenti, certo, avete, sapete che invece lo siete. Abbiamo tutti questi diritti noi che ci avete voi omosessuali? Ce l'abbiamo, io ce l'ho il diritto di dire io non sono d'accordo. Posso dirlo? No, non lo posso dire, perché se lo dico vengo attaccato dal sistema. E vengo classificato come un omofobo. Non sono tutti così gli omosessuali, ma una gran parte sì. Allora, dice, ce l'avete sempre con il mondo omosessuale. No, noi portiamo il peccato, portiamo tutti quanti i peccati. In questo momento stiamo affrontando questo peccato. È un peccato come tanti altri, basta.
Tu vuoi vivere la tua vita da omosessuale? Vivila! Ma tu lo sai che andrai all'inferno. Così come ci va pure la persona che non, apparentemente non fa niente di niente, ma semplicemente decide di non credere in Dio. Certo, perché quando tu nasci, nasci in quel peccato originale che tu dici che non c'è, e non hai la vita eterna. E quindi tu stai andando cammino all'inferno, ecco perché Cristo ti viene incontro e dice «Vieni a me, che io sono morto per te, ma voi l'avete tolto questo dal contesto». Uscite fuori da questo sonno, altro che risvegliati. Ma non ho finito. Ecco qui che sto video, mamma mia. No, dura tanto. Ok, torniamo ai gnostici, massoni, New Age, Scientology, vatte la pesca. Allora, voi dite di amare i bambini. Ok. Abbiamo portato l'esempio del bambino con la mamma e il papà che a un certo punto divorziano, rimane sprovvisto della mamma o del papà, cresce in un ambiente instabile e questo l'affetterà da un punto di vista morale, non morale, intellettuale, razionale, insomma non crescerà come tutti quanti i bambini, molti addirittura diventano violenti, altri non hanno quei punti di riferimento e prendono strade sbagliate. Tu dirai ma può succedere anche grazie, dice, non è che muore solo chi va a 200 all'ora in una moto, muore pure chi non ha mai preso una moto, è sempre stato tutto il tempo chiuso dentro casa. Che vuol dire? Ma se tu prendi una moto e vai a 250, mi sa che c'hai più possibilità di un altro di morire. E così è il bambino che cresce senza valori, ha più possibilità di uno di prendere brutte strade di uno che invece è nato in una famiglia, diciamo, consona. O no? O vogliamo negare anche questa verità e vogliamo dire che questa non è una verità assoluta perché la verità assoluta non esiste e nessuno ha la verità assoluta. Ok. Domanda. Se tu prendi un bambino, come è successo su Al Nord, a una coppia di, mi ricordo, 55 anni, 60, glielo togli e lo dai in adozione a una famiglia di due donne o due uomini, tu pensi che, a differenza di prima, che se un bambino cresce senza la mamma e il papà non cresce bene, in questo caso crescerebbe bene? Rispondimi tu. Cosa penseresti tu? Dice, no, ma adesso, adesso gli scienziati, i psicologi, i parapsicologi, i psichiatri, i vatte la pesca, il mondo medico si sta pronunciando, certo, si sta pronunciando perché la massoneria è dietro che legifera e sta dimostrando che invece non è vero che il bambino cresce male, certo, eccetera, eccetera, eccetera. Perché in fondo anche quando un bambino cresce in un ambiente normale con una mamma e un papà, se non ha quello che ha, crescerà male. Quindi siccome c'è un male, tu con un male vuoi giustificare un altro male. È come la storia di prima, no? Siccome tutti quanti fanno i video agli altri infrangendo la legge, allora lo fai pure tu, giusto? Un male giustifica un altro male, e così è questa storia qui. Allora, a tutti voi, tu lo daresti i tuoi figli, tu che parli sempre dei tuoi bambini, e che Dio li benedica, attenzione, ma proprio per questo, li daresti in mano, farli crescere, qualora facciamo finta, che ti vedessi obbligato, è un sogno, concedimelo, una piccola chimera. Li faresti crescere in mano con due sessi uguali e va il papà e gli dice io sono tuo papà, poi va l'altro papino e gli dice io sono la tua mamma. E questo si guarda e dice vabbè, secondo te cresce bene? Ah,
e voi difendete queste cose e gli fate dei video a loro, che come persone, per carità di Dio, noi amiamo tutti, ma il peccato lo denunciamo. Questo non solo è un peccato, ma è un danno fisico e materiale nei confronti dei bambini. E voi difendete queste persone, difendete, gli fate dei video a favore loro, fate scrivere commenti sotto i vostri video a queste persone, li difendete e gli dite sì, è giusto che vengano legalizzati i matrimoni omosessuali, ma quando si legalizza un matrimonio omosessuale inevitabilmente seguirà la legislazione, la giurisprudenza che andrà a legalizzare le adozioni, e qui dietro c'è la massoneria, perché la massoneria ha potere legislativo. Tra un po' inizieremo a parlare di queste cose. Che dite? E poi voi con questa vostra morale, che oggi fate questo nei confronti dei bambini, massacrando i bambini, prendete la Bibbia e andate a massacrare la Bibbia, cercate di massacrare la Bibbia, cercate di massacrare Yahweh, di un fatto che è successo 3500 anni fa, e voi oggi cosa state facendo e con quale morale voi andate a giudicare Yahweh? E con quale metro di misura? E cos'è la morale? Chi mi dice ciò che è bene e ciò che è male fuori dalla Bibbia? Forse non ci avevate pensato a questo. O magari mi vorrei denunciare adesso per queste cose che ho detto. Non ci abbiamo libertà di pensiero e di parola. Mi è lecito pensare che un bambino non cresca bene con due maschietti. Molti omosessuali, molte lesbiche l'hanno detto. Non tutti. Anzi, forse la maggior parte degli omosessuali e delle lesbiche, la maggior parte, non vogliono neanche legalizzare la loro situazione, che poi ci vogliono far credere, perché mettono 20 persone e te fanno pensare che sono 2 miliardi, oppure fanno manifestare un grande gruppo di persone perché con tranelli eccetera eccetera, ma tutto sommato, da quello che si evince, la maggior parte di loro, molti di facenti parte a questi mondi, hanno detto chiaramente di non voler legalizzare e non voler toccare i bambini. E voi dite di amare i bambini? No, voi amate voi stessi. Voi amate voi stessi. Voi amate voi stessi. Una verità assoluta non esiste? Come fai a creare vita senza due sessi opposti? Gli animali fanno queste cose, ma l'animale è un essere irrazionale. Ecco perché fa cose irrazionali. E tu prendi esempio dagli animali? Dicendo che quella è natura? No, amico mio, la natura insegna che il maschietto con la femminuccia fanno il fagottino. Il maschietto col maschietto e la femminuccia con la femminuccia non fanno il fagottino. Questa è natura. Gli animali sono corrotti. È come il fatto vostro, no? Che andate a manifestare davanti ai mattatoi e è giusto che non vengano maltrattati, ma in natura gli animali si fanno molto più male che dentro questi mattatoi dove li maltrattano, che li condanniamo e non va fatto, e questi mattatoi vanno chiusi, quelli che fanno questo lavoro qua, perché noi non siamo animali. Ma in natura, quando tu prendi un leone o qualsiasi altro predatore e ti prende una mucca, te l'ammazza altro che come nei mattatoi. Già. Tutti a manifestare davanti i mattatoi, i pollai. Nessuno tocchi i polli.
Ma gli orfanotrofi, tutto a posto. Le adozioni gender, tutto a posto. Li difendete, eccetera, eccetera, eccetera. E poi alcuni di questi, la sinella di turno, che scrive sempre sotto i vostri video e ci dicono un sacco di parolacce, poi se rendono conto che non va bene dire tutte quelle parolacce e le cancellano, no? Mi sembra che siete un po' ipocriti o sbaglio? E la massoneria? La massoneria potente, ha potere legislativo. Massoneria, satanismo, gnosi, stregoneria, sono tutt'uno. Avete visto quello che è successo in Catalogna? Ve lo faccio vedere. Questo... I mass media della Catalogna e della Spagna in generale, Puigdemont disse ante los masones che Catalogna comparte sus principios de tolerancia, dialogo costruttivo e rispetto. Allora, Podemont dice davanti ai massoni che Catalogna abbraccia i suoi principi di tolleranza, dialogo costruttivo e rispetto. La parola di Dio ci fa una profezia. Volevo parlare della gnosi, in particolare del neognosticismo, ma credo che andrò a finire con questa parte qua, perché sennò il video dura 4 ore. Casomai poi farò un'altra parte dove parlerò della gnosi. È stata fatta una profezia in Daniele che praticamente l'ultimo impero che si sarebbe formato, che sarebbe stata la nuova Roma, sarebbe stato come l'argilla e il ferro, instabile. Infatti con l'Unione Europea, con il Trattato di Roma, che nasce, guarda caso, quasi contemporaneamente allo Stato di Israele, tutto parte da lì, quella è l'ultima generazione, Israele a lanciare il via, l'orologio, e questo qui, vedi anche l'Inghilterra, eccetera, 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 tutto quello che succederà, vedi anche la Grecia, ma mica è finita, sarebbe stato, un po' instabile, perché così come il ferro non lega con l'argilla, così sarebbe stato questo regno, fino a che non sarebbe rimasto con 10 nazioni. Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Con Catalogna stiamo vedendo come si sta concretizzando alla lettera, alla perfezione, la parola di Dio. E le profezie sono migliaia. Ora, quello che ha causato tutto ciò che si è concretizzato in Catalogna è stata la massoneria. La massoneria ha spaccato la Catalogna. E la massoneria è completamente piena di satanismo e stregoneria. E non lo diciamo solo noi, lo dicono proprio gli stessi giornalisti del posto. Ci sono video, vi potremmo far vedere video dove si vedono il presidente della Catalogna ha fatto un discorso a favore dei massoni dove elogiava la massoneria e diceva di compartere la visione, di abbracciare la visione della framassoneria. Ma adesso atteniamoci a quello che c'è scritto qua. Allora, aprovechó su invitación a la cena de la gala de la Gran Logia Española
para reunirse en privado con representantes del 31 delegaciones extranjeras. Ci sono state 31 logge del mondo che si sono riunite nella scena della Gran Gala, della Grande Loggia Spagnola. Questo è successo a Madrid. Quindi il presidente ha sottolineato davanti ai massoni spagnoli che il libero pensiero e la libera tolleranza sono principi della massoneria che impregnano la storia della Catalogna. Poiché una terra di libero pensiero, raccolta e tollerante, aperta alle influenze di fuori e che mai nega il dialogo costruttivo e il rispetto di tutte le idee, che sono come loro. Se gli parli contro, te fanno fuori. Così è stato affermato lo scorso sabato, durante la notte, nella cena della Gran Gala della Grande Loggia di Spagna, Grande Oriente Spagnolo. E qui ci sono i parlamentari della Catalogna, dove c'è stato tutto quello che c'è stato. Perché erano stati mossi dalla massoneria, dal governo, per fargli fare cose che spesso gli unici interessi che abbracciano sono quelli delle persone che stanno in alto e mai del popolino. Ma siccome il popolino non pensa con la propria mente, e noi siamo il popolino, e molto spesso il popolino si fa guidare appunto da quelli che stanno in alto. Informazione secondo questa istituzione, durante l'evento mantuvo un incontro privato con lo rappresentante del ok. Allora, secondo questa istituzione, durante questo evento Puigdemont ha portato avanti un incontro privato con i rappresentanti delle 31 delegazioni straniere presenti della massoneria. Quindi ci abbiamo tutto il mondo massonico in Catalogna che praticamente sta portando avanti quello che sta succedendo in Catalogna. Questo poi ce lo dirà più avanti e anche in altri giornali che adesso vedremo. Quindi questo quello che è successo in Catalogna, così come anche la rivoluzione francese, se ti studi un po' di storia, è stata fatta dalla massoneria. La massoneria ha un potere politico pazzesco. La massoneria è talmente potente che legifera. Ecco qui che le leggi dell'aborto, le leggi dei matrimoni omosessuali e le leggi delle adozioni dei bambini vengono promossi subdolamente dalla massoneria. E poi mi venite a dire che noi facciamo gli attacchi personali. E quando viene un ufologo di turno che dice di essere ex massone e fa tutto quello che porta avanti, tutto quello che è il disegno massonico, ma è chiaro che io lo giudico per i suoi frutti. Gli attacchi personali li stiamo ricevendo, non li stiamo facendo. Ma noi come figli di Dio vogliamo denunciare le tenebre. Sappiamo che per denunciare le tenebre ti tagliano la capoccia, guarda Giovanni il Battista, ecco perché il 95% dei pastori che fai giudichi, sì, giudico quel che è bene e quel che è male. Ma io sarei qualcuno se svegliasse. Che c'hai paura? Che ti tagli una capoccia? L'amore caccia via ogni paura.
Ti tagliano la capoccia se parli. A me mi taglieranno la capoccia, io lo so. Ma che devo fare? È più forte di me. Io so in che ho creduto, devo dirle le cose. La cena tuvo luogo nel macro della 36 Grande Assemblea Ordinaria della Istituzione, che contò con rappresentantes delle grandi logias de. Ci sono state le grandi logge di Alemania, Germania, americano-canadiense, Canada, masones britannicos, inglesi, in Alemania, Austria, Andorra, Andorra sta in Spagna, è un posto montagnoso bellissimo, Argentina, Azerbaijan, non so dove sta, Bulgaria, Bulgaria, Cipro, Costa de Marfil, Francia, Guinea, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Marocco, Michigan, Stati Uniti, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paraguay, Sud America, Pennsylvania, Stati Uniti, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Svizzera, Turchia. Sapevate che il premier turco è massone? Così come Putin, così come tutti quanti? Le sapevate? Le sapete queste cose? Ucraina. Questi stanno controllando quello che sta succedendo in Catalogna. Pensate che potere che c'ha questa gente. E poi noi siamo quelli che diciamo che la massoneria non è buona. Adesso vedremo. Il discorso del presidente catalano ha difeso che i governanti e le società, quali società? Quali società? Hanno, devono vegliare per avere dei cittadini critici, e infatti molto critici, in massa, totale libertà di pensiero e di parola e di ragione, facoltà di pensare e di intendere, lo vedo, con voce propria, certo, propria loro, che possano mettere in dubbio e generare nuove idee che possano permettere costruire una società migliore. I principi del libero pensiero e tolleranza, queste sono frasi massoniche, ha detto, impregnano la storia del paese della Catalogna. La grande loggia di Spagna, oh ragazzi, qui è il giornale che sta a parlare, non è Alessio Evangelisti, ecco, qui c'è l'indirizzo, andatevela a cercare. La grande loggia spagnola vuole celebrare il terzo centenario della massoneria, promuovendo in tutte le istituzioni una dichiarazione di onorabilità. Puigdemont ha assicurato ai presenti che il suo governo, massone, si solidarizza con chi oggi sopportano la persecuzione, sanzioni, condanne penali, esili e sono esecutato, sono non mi viene in italiano, sono uccisi, insomma, gli tagliano la capoccia per ragioni della difesa della massoneria, quindi totale solidarietà. Allora, prima qui dice che libertà di pensiero e di parola a tutti, però qui ti fa capire che lui appoggia quelli che sono contro la massoneria, come dire che chi non appoggia la massoneria a sua volta sarà perseguitato dalla massoneria, leggiamo tra le righe. E chi va contro la massoneria e i suoi ideali profondamente democratici. Ammazzate voi. È democratica la massoneria.
non fate entrare manco le donne in loggia. Dice no, ma questa perché è una tradizione, ma infatti amate più la tradizione che le donne. Dice non so tutte così, no, no, quelle che non lo sono è perché fanno da maschera, fanno da facciata. Ovviamente i gnostici chi vanno ad attaccare? I cristiani che ce l'hanno con le donne, dite voi. Ma infatti basta entrare in qualsiasi delle nostre chiese per vedere quanto stanno male le donne, non mi pare che stiano come dite voi. Allora, vabbè, posso fare che magari sono la loggia spagnola, la fase di società, la fase di società, il papiro sociale, la massoneria deve essere sempre irrilevante. Cada Massotti, nella sua opinione, affermò, però la loggia si limita a mirare con profondo rispetto il funzionamento delle istituzioni democratiche. Quindi noi stiamo vedendo che massoneria, democrazia, giurisprudenza, legiferare, sono cose che... Capito? Qui politica, massoneria e poi i cristiani vanno a fare politica. Perché? Per il regno dell'anticristo che si deve manifestare. Signore, aiutaci. Solo possiamo apportare il clima di paz che regna contro la gran logia di Spagna, una paz costruita sobre ideales sencillos, il derecho a pensar libremente y el deber de tolerarnos, de entendernos, a abrazar fraternamente a quienes piensan differente, sì. Abbracciano chi la pensa differente, sì sì, ma infatti la Bibbia dice che chi non la pensa come l'anticristo gli sarà tagliata a capoccia. Así añadió que su deseo como institución que los responsables políticos se consagren a la búsqueda del futuro mejor. Premio al exministro Jerónimo Saavedra. Por otro lado, en la Asamblea se otorgó el reconocimiento del excelente masón del año 2016 a ex ministro, ex presidente canario y ex alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra. Allora, è stato dato un premio di riconoscimento a un eccellente massone nel 2016, che è stato ex presidente delle Canarie e ex sindaco de Las Palmas. Questo si chiama Jerónimo Saavedra. Quindi noi vediamo che tutta la politica internazionale sta in mano alla massoneria. Compartito con Monterrey en representación de todos los hermanos de Canarias que se han distinguido por divulgar los grandes principios de la Orden de las Islas. Segundo, Canarias es una sociedad multilingüe donde se practica la fraternidad desde siempre y creo en la gran medida, ello explica, mi compromiso como masón es ser coherente con los principios que he practicado siempre en la dictadura y luego en la democracia, hombre, de dictador a democrático. E quindi lui dice che praticamente qui lui come massone ha sempre rispettato i principi della massoneria, l'uguaglianza, l'amore, un altro po' ci avrebbe detto, sia quando lui è stato dittatore che poi quando è stato, diciamo, da dittatore passato a democratico. Voi vi risulta che la dittatura rispetti i principi di tolleranza che tanto sbandiera la massoneria? O lo sta dicendo lui, Allora, Canaria. Es una sociedad multicultural donde se practica fraternidad desde siempre. Allora, le Canarie è una società multiculturale dove viene messa in pratica la fraternità, ma da sempre. Creo que en gran medida ello explica el arraigo de la presencia de nuestra orden. Quindi, io credo che è questo che ci spiega perché è ben arraigata, diciamo, ben fondamentata, ben messa nel territorio la presenza della loro ordine massonica. Il mio compromesso come massone è quello di essere coerente con i principi che, lui dice, ha praticato da sempre, sia nella dittatura che poi nella democrazia. Ha dichiarato questo Saavedra. Ok,
Allora, Marcela Topor, la bruja de Puigdemont. Allora, Marcela Topor è la dolce moglie di questo politico, la prima dama di Catalogna. È una fedele credente nel mondo degli spiriti. Ve lo leggo in spagnolo. La prima dama di Catalogna è fiel creyente del mondo de los espíritus. Chi lo dice? Eleconomista.es. Informalia. Marcela Top, la bruja de Puigdemont. Lo ripeto. La prima dama di Catalogna è fiel creyente del mondo de los espíritus, al che recorre de manera habitual. A salute. La prima donna catalana, moglie del massone, è una fedele credente del mondo degli spiriti ai quali ricorre in modo abituale. Ve lo metto più grosso così lo leggete. De hecho, su marito se hizo con generalità con il gallo de Joresu e nel bolsillo una mitica ceramica romana che otorga buona suerte. A salute. E quindi il suo marito, questo signore qua, massone, si è sposato una spiritista, poi lo dirà più in maniera dettagliata, e questo tizio va in giro con, si chiama El Gallo de Joresu, è una roba sciamanica, e se lo porta è nel bolsillo, cioè nella tasca. Si tratta di una mitica ceramica rumena che serve per la buona fortuna, buona sorte. Allora, Marcela Topor tiene 38 años. Es rumena, filóloga, periodista, madre y también bruja. Allora, Marcela Topor ha 38 anni, è rumena, è filologa, è giornalista, è madre e infine è anche bruja, cioè strega. È la mogliettina che c'ha il massoncino di turno. Eso han asegurado sus amigos más cercanos en el diario La Razón es una especie de maga. Maga se capisce che... Al parecer, su pasión por los viajes y por el movimiento independentista catalán conviven muy de cerca con el mundo de los espíritus. A cuanto pare, el movimiento independentista catalano convive molto da vicino con el mundo de los espíritus. Que la esposa de Puigdemont es una fedele credente y lui es massone. Ma non, questo no, non è un qualcosa che nasce adesso, in ode a ora, ma da quando era bambina, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la ceramica, è il gallo de vata a pesca. Tiè, pia, pesa in carta e porta a casa. Poi suo marito comporta apparecer desde mucho antes. Allora, suo marito... Allora, suo marito, il massone, suo marito, condivide e a quanto pare questa cosa che lui condivide con lei, la condivide da molto prima che lui conoscesse la moglie Maga Maghella. D'altronde, massoneria, satanismo, stregoneria, vatte la pesca, ufologia, gnosticismo sono tutto uno. Noi è una vita che ve lo stiamo dicendo. Ecco perché questi massoni, che dicono di essere ex massoni ma sono bugiardi, questi gnostici, perché già l'abbiamo detto, tutti i massoni sono gnostici, questi ufologi, eccetera, 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 sono tutti legati, olenti o nolenti, coscienti o incoscientemente, a questi mondi. Attacchi personali? E chiamali attacchi personali.
Allora pure questi stanno a fare attacchi personali. Il giornale, ragazzi, il giornale, rieccolo, informa eleconomista.es. Allora, quindi lui ha il marito di questa strega, anche lui ha abbracciato sempre queste cose qua, secondo i compagni di scuola, gli piaceva vestire come un negromante, leggere libri di magia, eccetera, eccetera. Adesso che è sposato con una donna che dice di essere profetessa e predice il futuro in funzioni della naturalezza, della natura. Tanto è che ha anticipato, oddio, mi sei aggiornato e non ti ha aggiornato, a quelli più vicini che suo marito sarebbe giunto ai vertici più alti della politica catalana. Allora, tiene Nicas, ok, questi sono i commenti, batta la pesca, chi è? Andiamo qua. Allora, questo è Alerta Digitale, www.alertadigital.com. Brujeria, e massoneria e la generalità, stregoneria e massoneria praticamente nella politica catalana. E non solo nella politica catalana, se vi ricordate, prima sono andate 31-32 delegazioni della massoneria internazionale, per non parlare della grande fraternità parlamentare che si trova qui in Italia, che è composta da diverse centinaia di parlamentari. Queste cose non le diciamo solo noi. Allora, la sposa del presidente, il suo seno, comunista, Ceaușescu, ecco qui, comunista, Ceaușescu, ok? Questa qui, questa signorina, allora, Marcela è la sposa del presidente Charles Puigdemont, nasceu e cresciò nel seno di una famiglia rumena ortodossa ai tempi del dittatore comunista Ceaușescu. Questo dittatore finalmente è morto fucilato per la sua papaguardia. Questa donna si muove in base a due principi importanti: l'indipendenza del popolo catalano, fervore che comparte con suo marito, e i riti ancestrali rumeni, quali stregoneria, satanismo, fondati nelle abitudini mitico-magico-religioso. E quindi a quanto pare formano una coppia compenetrata e unita con una cultura molto visionaria. Allora qualcuno potrà dire, mo perché questo è massone che c'entrano tutto il resto del governo? Se voi seguite, mo adesso non ci siamo organizzati prima perché trova il tempo che trova, se voi seguite le notizie della Spagna, tutti i parlamentari catalani stanno facendo discorsi davanti ai massoni, in particolare la framassoneria, stanno elogiando la framassoneria, la stanno esaltando e stanno dicendo di abbracciare i loro principi, e stanno uscendo una infinità di parlamentari e si stanno autodefinendo anch'essi come massoni. Questo vale in tutte le nazioni del mondo. Tutte le nazioni del mondo. Tutte le nazioni del mondo stanno in guerra. Chi la fa la guerra? La massoneria. De chi è la colpa del male del mondo? Dei cristiani. E te pareva. E te pareva. Di chi è la colpa dei bambini che muoiono? Degli Yahvé, che massacrava nella Bibbia i bambini, ma oggi questi fanno
le guerre, tutti sti politici e tutto quanto, fanno morire milioni e milioni e milioni di bambini, ma tutto a posto. Bisogna combattere Yahweh perché 3500 anni fa ha permesso che dei pompanti fossero stati uccisi per portarseli via da questo mondo, che li stavano massacrando, li stavano bruciando, perché i sacrifici di neonati a Moloch, a Baal Berit e a Baal la pesca venivano fatti con dei bambini piccoli appena nati vivi che venivano bruciati anche piano piano, o alle volte non piano piano, ma è una morte orribile. Già, ma nessuno mai fa una parola, no, e poi tutta questa gente qua si arrabbia contro di noi che denunciamo la massoneria, che stanno morendo milioni di bambini e nessuno si pronuncia. Spendono soldi, fanno libri, comprano i libri, investono soldi. Allora, non ci potete sapere la cosa presente della massoneria. Il Dio della Torre di Protezione, scendimento come presidente della Generale della Quindi si sa che l'attuale presidente della Catalogna pratica la stregoneria, la quale è una variante del satanismo, così come è anche un massone. Ok, allora. Aspetta un po' un attimo. 1, 2, 3. Vabbè, ce l'avrei. Se mi organizzavo prima, vi potevo far vedere tutti i discorsi. Va bene. Allora, io adesso, in teoria, dovrei parlare. Che non farò, perché sennò questo video dura 5 ore, vi dovrei parlare del neognosticismo, di come fare a riconoscere un gnostico, e vi dimostrerei come massoneria, gnosticismo, New Age, tutta sta gente qua, è tutto un solo pensiero e sono tutti collegati. Ma non lo farò, vado a chiudere e chiudo qua il video. Ecco qua, chi è? Allora. Scusate. Perfetto, ok. Aspetta che non ho salvato... il KD in live, e metti che succede qualcosa, devo ricominciare. Già vengo da una serie di infortuni informatici spaventosi, vi dico, infatti mo mi inizio a comprare pezzo dopo pezzo e mi faccio il computer da solo, me l'assemblo da solo, che chi fa per sé fa per tre. Già ho dovuto aprire tutto il PC, metterci le mani dentro, staccare, fa cos'ha, un macello. Non sono contento di come operano molte persone del settore, perché te fanno certe sole. Allora, mo faccio da solo il PC. E quindi, ecco pure perché non abbiamo fatto più video. Allora. E abbiamo finito benissimo. Come stai? Come ti senti? Che succede? Che c'hai? Stai a sudare? Sì, tranquillo, mettiti seduto. Se sei arrivato fino qui sei un suicida. Se sei gnostico e sei arrivato fino qui sei un suicida. E questa è, dice, a che serve? A che serve? Ragazzi, voi avete fatto la vostra scelta,
un messaggio rivolto al Birillo, de turno, italiano. Caro Birillo, tu hai detto delle parole. E le parole sono queste. Tu hai detto, dovranno accettare che da adesso in poi le Bibbie dovranno essere tradotte. In pratica il senso è questo. Come diciamo noi? Perché noi diciamo la verità. Queste sono state le tue parole, Birillo. E io mi rivolgo a te personalmente, se mai vedrai questo video, se no non importa che lo ascoltino i tuoi seguaci. Ascoltami bene, Birillo. Tu e voi, massoni, gnostici, vattene a pesca, riuscirete a fare tutto quello che avete in cuore, dalla A alla Z. Ci riuscirete. Avrete la vittoria più totale. Questa è la buona notizia, tra virgolette, per te. Quindi godi. Godi questi pochi giorni, anni, ti auguro lunga vita. Ma il mondo ha corta vita, così come lo conosciamo oggi. Goditi quello che il Signore ti concederà ancora. Ma sappi una cosa, a prescindere di quello che sarà di te e di me, che questa grande vittoria che si concretizzerà a favore del regno di Satana durerà pochi anni. La Seconda Guerra Mondiale è durata quasi 7 anni, quasi. Così sarà questa vostra, tra virgolette, vittoria. Voi governerete il mondo e lo distruggerete. E distruggerete l'essere umano sulla Terra quasi completamente. Ma poi, alla fine dei 7 anni, il Signore tornerà. Nel frattempo 6,5 miliardi di persone saranno morte e già saranno all'inferno. Il restante saranno uccise quando lui verrà, nella sua seconda venuta, perché ci sarà una guerra con gli eserciti del mondo e Dio, ma Dio col soffio della sua bocca li distruggerà e poi quelli che sopravviveranno li prenderà e li butterà vivi all'inferno, questo si evince, e quei pochi che saranno rimasti, che erano povere vittime, si parlerà veramente di poche persone, entreranno nel millennio. Birillo, il tuo futuro non è bello. Il tuo futuro non è bello. Se tu ti fai la doccia, scusa l'esempio banale, prova a chiudere l'acqua fredda e guarda se riesci a superare un secondo con l'acqua bollente addosso. Bene, non riesci a superare un secondo. Non è nulla confronto all'inferno. Noi cristiani te lo abbiamo detto in tutte le lingue. Molto presto la Chiesa sarà tolta e il mondo entrerà nel giorno del Signore. E voi lo state aspettando, ce lo dice la Bibbia. L'Antico Testamento dice: ahi, chi aspetta il giorno del Signore. Questo significa che ci sono persone che non vedono l'ora che questo giorno arrivi. E chi sono queste persone? Lo abbiamo visto. Massoni, gnostici, ufologi, che odiano la Bibbia,
Quindi non vedete l'ora che arriva. Arriverà questo giorno, ma non perché lo volete voi, perché Dio lo ha deciso. Ma noi cristiani non stiamo aspettando il giorno del Signore. Stiamo aspettando neanche la seconda venuta di Cristo. Noi stiamo aspettando il rapimento della Chiesa, che è tutt'altra cosa. Chi ha orecchie da udire, oda ciò che dice lo Spirito alle sette chiese, dice il libro dell'Apocalisse. Le sette chiese è la Chiesa degli ultimi giorni, che inizia 2000 anni fa e arriva fino a oggi. Queste sono le sette chiese, sette completo e perfetto. Video denuncia, video non lo so, che Dio vi benedica. Prossimamente faremo il video sul neognosticismo e può darsi che nel frattempo, prima di questo, vediamo, non lo so, se Dio vorrà, dedicheremo un altro capitolo al libro dell'Apocalisse. Eravamo arrivati a che capitolo? Mi pare che dobbiamo fare il 10, perché il 9 ci sarebbe la seconda metà del capitolo. Mo vediamo un po'. Porteremo anche avanti il discorso dell'escatologia. Grazie per averci seguito fin qui. Con voi è stato sempre il vostro amico Alessio Evangelisti. Che Dio vi benedica e se Dio vorrà ci vediamo al prossimo videoprogramma. Shalom.